Siamo al Cinema Anteo, presentazione di Stavamo bene insieme, la storia del Milan dei meravigliosi, delle grandi vittorie, della grande sconfitta nella partita giocata meglio, quella di Istanbul, un film. Questa sera l'anteprima, 13, 14, 15, 16, ho fatto fatica a prenotare perché tutti vogliono vedere questo film. Con Marco Cattaneo ciao Carlo, ciao a tutti. Di DAZN, eccoci qua ben inquadrati, lui è molto più alto, dovrei fare no, come con... No, le sue... Esatto, sei gentile. Come è nata l'idea di questo film? Io ho visto il trailer, mi sono venuti i brividi, sto già immaginando che cosa mi verrà dopo. È nata da un'idea di Massimo Ambrosini, che una sera dopo essere andato a cena con Pirlo, in Zaire... Post partita, eccetera. Ma perché non la raccontiamo... quell'epopea lì, quella stagione lì, vedendoci tutti quanti e realizzando un'intervista diversa del solito, perché spesso noi vediamo realizzate interviste con tante situazioni, no? Poi post prodotte, montate l'una insieme all'altra. Il segreto di Stavamo bene insieme è che sono tutti insieme in mezzo al prato di San Siro che abbiamo affittato per una notte. Quindi Ambrosini, Inzaghi, Pirlo, Nesta, Gattuso e Maldini parlano del loro Milan. Sai che mi metti questi nomi, mi vengono già i brividi. Cioè noi milanisti solo i nomi, quindi figurati il film, ma solo i nomi, perché nonostante abbiamo vissuto tanti giocatori, pensare a quel Milan lì ti sembra quasi impossibile. Clamoroso. Tra l'altro c'erano anche interviste ad Ancelotti e Galliani a completare il quadro, cioè, e a Rafa Benitez e Buffon, che cioè sono... è un'alchimia incredibile. Io ho visto Pato che passava a Beckham, poi un Milano dopo, ma non importa, Beckham che passava a Ronaldinho, cioè e prima ancora questi campioni, una cosa incredibile. Però come la ottieni l'alchimia? Mettendoli insieme. Secondo me quello che esce è proprio la dinamica, no? La chimica che esisteva tra questi giocatori, e non soltanto. Noi abbiamo fatto una chat per invitare tutti quelli che appartenevano a quel Milan, certo. È diventato Massimo, certo. Tutti, dal travel manager l'ha detto la signora, volevano esserci e scrivevano, è vero, stavamo ben insieme. E la chiave è quella, a un certo punto dovevamo chiamarlo le migliori notti della nostra vita, no? Sì. Parafrasando. Sì, a casa. Sì, sì. E a un certo punto però Maldini guarda verso il terzo anello e dice, ma lo sapete alla fine qual era il segreto? E Pirlo, con un colpo di classe dei suoi, risponde, stavamo bene insieme. E quello è veramente il senso di tutto. Perché lì non c'è l'invidia, non c'è, c'è proprio una comunanza. E poi questo grande demiurgo che è Carlo Ancelotti, che dopo 15 anni è ancora demiurgo, è una storia meravigliosa. È una storia meravigliosa. E non aveva paura quando gli arrivavano i grandi campioni, datemi lì. No, certo. Non aveva paura anche quando, tipo, a un certo punto Gattuso dice, ma voi dopo il 2-1 di Keita ad Atene, non sì. avete avuto paura? Tutti sì, sì, sì. Chiediamo la stessa cosa a Ancelotti, gli dice, no, beh, al massimo cosa poteva succedere? Facevano gol, no? Che poi probabilmente la pensava diversamente, però questo racconta della capacità di gestire quel gruppo lì. È bello perché senza scrivere un ruolo da appiccicare ognuno di loro, emerge chiaramente. Quando parla Maldini è il momento sacro, no? Tutti lo ascoltano in assoluta venerazione. Certo. Inzaghi ha un'autoironia. Ancora, no, incredibile. Ancora il capitano. Sono sei capitani, ma ognuno con un taglio diverso. Certo. Inzaghi è, ma adesso lo vedrai, autoironico e simpatico quanto forse non mi aspettavo. Nesta è straordinario nel tirare in mezzo il gruppo. Pirlo poche uscite, ma decisiva. Come titolo che da lui. Il lancio. Gattuso è un allenatore, uno studioso. Cioè, il Milan Liverpool di Istanbul, lui ti dice, quando esce però Kewell ed Entraman, loro difendono tre, hanno... Proprio un appassionato. E poi Ambro che ha il collante. Il collante di tutto. Senti, cosa dobbiamo fare? Magari sarà piaggeria. Ti ringraziamo perché, certo, io vado sulle mie cassette e lo rivedo, però non è che uno c'ha il tempo di rivedere. E 13, 14, 15, in tutti gli 16 di ottobre, in tutti i cinema italiani, c'è già grande attesa. Sì, e c'è già grande. Io ho già attesa. Preso il biglietto. Devi prendere anche i fazzolettini, perché secondo me sì, nel momento venga. La crimuccia arriva. Sì, 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 perché ci veramente ripiombiamo in un'altra epoca, 20 anni fa, 15 anni fa, e soprattutto c'è l'amicizia, che alla fine siamo ancora in grado di emozionarsi per le cose vere. E ogni tanto facciamo così, ma è veramente esistito. Sì, esistito e esisterà di nuovo, perché la vita è ciclica, no? Certo, 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 e in fondo tante emozioni ce l'ha regalato quest'ultimo Milan. E ecco, forse Ancelotti gli è mancata una sola. Uno scudetto in più? No, non dico queste banalità. Un Carlo Zizon fa. Ha avuto tutto. E però a un certo punto Carlo, gli stavamo bene insieme, canta come fece dopo. Forza la mia leale. E lo ricanta. E voglio aggiungere una cosa.
non me la ricordo più e quindi ti rimando alla visione del film, perché stavo dicendo, devo dirgli una cosa che secondo no, me... No, come si dice in termini moderni, invece di dire rivelarmi, come abbiamo parlato sempre fino a 5 anni fa, non guarda come sono moderno, spoiler, non spoilerarmi. Bravissimo. E allora sentiamo Massimo Ambrosini, intervistato da noi, che ci ricorda Massimo Ambrosini e poi Pippo Pancaro. Grazie Marco. Grazie Carlo, ciao a tutti. Massimo, che cosa c'è che unisce quel Milan dei meravigliosi a quello che io ho parlato, il Milan dei sorprendenti? Ma di Pioli. Una squadra che sorprende è una squadra coraggiosa, è una squadra ambiziosa. Secondo me noi eravamo coraggiosi e eravamo ambiziosi. E secondo me questa squadra qui ha anche una base solida come avevamo noi. Personalità, sono ragazzi che hanno le palle anche. Noi quel gruppo lì era un gruppo solido che aveva tanto talento, ma dobbiamo essere onesti, vivevamo anche un periodo storico sia della società che del calcio europeo che ci ha facilitato nel cammino, perché questa squadra qua, cioè noi eravamo in un club che in quel momento primeggiava anche in termini di ricavi, quindi aveva disponibilità economica che gli permettevano di poter acquistare giocatori, invece adesso il mercato economico è talmente sbilanciato dai diritti e dalle proprietà che fare un paragone sarebbe ingeneroso nei confronti del Milan di adesso. Senti, volevo chiedergli una cosa su De Ketelaere, tanto così. In generale, il paragone con Kakà, bisogna stare calmi, secondo me è lui del paragone di Kakà. Non mi frega che gli pesi, non mi sembra che gli pesi più di tanto, mi sembra un ragazzo molto applicato in questo momento che si è preso il suo tempo per capire dove è capitato e cosa gli viene chiesto. Quindi è un ragazzo che secondo me ogni partita mette dentro qualcosina e continuo a pensare che sia un acquisto strazzeccato, perché un ragazzo forte sia di testa, perché mi sembra nonostante l'età sia un ragazzo serio, forte di gambe, quindi un ragazzo che nel calcio moderno per il ruolo che ha non può mancare, e secondo me non ci devono essere dubbi sull'acquisto di De Ketelaere, anche se magari diciamo fino adesso non ha fatto cose eccezionali. Secondo te Milan, quale di questi giocatori potrebbe giocare senza problemi del Milan attuale, in quella che era stata la tua grande squadra? Dura, già giocavo poco io, se si mette anche questi poi... La qualità italiana che era molto vicina per tempo allo spogliatoio, diciamo che differenza sono tutte rispetto allora, secondo me la figura, allora partiamo da una base di importanza che è, secondo me, la paura di Paolo è stata quella di compensare anche un po' quello che noi avevamo tramite il presidente. Secondo me Paolo si è fatto carico di tutto quello che era rispetto al passato, quindi secondo me rispetto a noi questa mancanza non si sente tanto. Paolo secondo me ha avuto la parte stessa insieme a Ricky Massara di dividersi i compiti, di far sentire la propria presenza, quindi da quel punto di vista lì non mi sento che ci siano grosse differenze. Grazie a Paolo, non in generale, grazie a Paolo, poi in generale un altro discorso. Come lo vedi come dirigente? Sta lavorando bene? Magari ti piacerebbe essere uno dei suoi collaboratori? No, Paolo sta bene, gli scelti giusti collaboratori. Guarda, è da segnalare il fatto che abbia avuto la capacità di mettersi in discussione. Da grande uomo di sport, l'errore poteva essere quello di presumere di poter fare una cosa senza averla mai fatta, nonostante le conoscenze. Il passaggio fondamentale l'ha fatto in quel momento lì, quando ha continuato ad apprendere in un ruolo nuovo, adesso secondo me padrone completo della situazione. Non dimentichiamoci che non deve passare sotto, cioè la figura di Paolo non deve secondo me essere limitante per lui nelle scelte che ha fatto. Cioè Paolo ha scelto i giocatori giusti,
cioè oltre alla figura che e oltre a tutto quello che dà in termini di carisma, di protezione e quant'altro, ha scelto i giocatori giusti. Questo è, non dico che noi glielo ricordiamo, ma è giusto che insomma, l'accento sia puntato anche su quello. Grazie. Pippo, che anni sono stati quelli dove stavate così bene insieme? Sono stati anni bellissimi, infatti per me è veramente sempre un grande piacere tornare qui e rivedere i miei compagni, amici di quegli anni. Il segreto? D'accordo, perché stavate bene ma poi non serviva, non era sufficiente solo quello. È vero che stavamo bene, ma era anche una squadra formata da tantissimi campioni, guidata da un grandissimo allenatore, con una società all'avanguardia, quindi c'erano tutti gli ingredienti per poter vincere. Ecco, qual è il ricordo più vivo, un risultato, una partita, un momento? Ma per quanto mi riguarda è l'arrivo a Milanello, la grande emozione che ho avuto il primo giorno che sono entrato a Milanello e la facilità con cui mi sono ambientato, questo sicuramente grazie al fatto che ho trovato un gruppo sano che mi ha permesso di inserirmi immediatamente. Sono passati 15 anni e Carlo Ancelotti continua a vincere, sorpreso? Assolutamente no, bisogna solamente inchinarsi davanti sicuramente forse all'allenatore italiano più grande della storia. Come hai vissuto la vittoria dello scudetto del Milan? Forse sei rimasto un po' sorpreso anche tu. Sorpreso no, perché insomma io vedevo che il Milan stava lavorando molto bene, avevo avuto modo anche di fare i complimenti a Paolo Maldini, quindi mi ha fatto veramente molto molto piacere sia per il legame che ho con il Milan e anche per il legame che ho con Paolo Maldini, perché insomma si è tolto veramente una grandissima soddisfazione. Tu hai giocato con Paolo, è stato il terzino più forte della storia del calcio, oggi c'è Diego Hernandez che ha la fascia da ex terzino e avendo giocato con Paolo, come sono? Cioè, sono due epoche diverse, ma Teo come lo vedo? Teo lo vedo benissimo ed è sicuramente oggi, ma non oggi, da qualche anno tra i primi tre al mondo, però Maldini rimane unico perché era veramente forse uno dei giocatori più completi in assoluto del calcio italiano. Aspettava questa vittoria del Milan, era anche più giovane, non in versione. Sulle emozioni di questo film ne parleremo nel video di domani mattina. Sono abbastanza teso nell'emozione perché mi aspetto delle immagini, dei gol, delle confessioni, delle sensazioni formidabili. Quindi andrò a vedere questo film, lo rivedrò già prenotato il 13 con la mia famiglia, abbiamo vissuto insieme queste grandi vittorie e adesso andrò a vedere il film domani mattina, vi dirò le mie sensazioni, le mie emozioni. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e ringrazio Massimo Ambrosini e Pippo.